Eccoci qua ragazzi, come promesso lo chef Nico ci mostrerà qualche piatto italiano che stiamo facendo qua in Colombia per alcuni nostri amici che vorrebbero provare la cucina italiana. E chi meglio di Nico che ha lavorato tanti anni nella ristorazione e che cucina davvero benissimo, non lo dico perché sono la compagna ma perché è la pura verità. Abbiamo testimonianze esterne che possono confermare tutto ciò. Quindi passo la parola a lui che saprà sicuramente spiegarvi tutto. Ciao, allora, per domani sera abbiamo una degli amici canadesi a cena che gli gusterebbe mangiare italiano, soprattutto pasta. Esplicitamente ci è stato chiesto la pasta. Ovviamente ci siamo organizzati per far sì, per trovare maggiori prodotti italiani e abbiamo trovato pomodoro di Vella, solo pomodoro, non c'è altro. Pasta italiana, pasta sfoglia sempre italiana a prezzi assurdi. Questa è la passata di Vella, spaghetti Monticello, pasta sfoglia Monticello. Domani sera ti faremo un bel ragù fatto come va fatto. Questo un bel sedano, una carota e una bella cipolla. Viene tritato tutto. Questo è il famoso trittico sedano, carote e cipolla che viene preparato, dopodiché viene messo nella padella. Io ci metto un pochettino di peperoncino, pochissimo, molto piccolo, dopodiché viene messo, non avendoci una pentola, una bella padella, metteremo sopra a far soffriggere il tutto. Olio d'oliva, anche quello abbiamo trovato qui. Non è extravergine perché costa veramente tantissimo. Ma solo Olio. vergine. Questo solo vergine, se dice, non sappiamo se è vero, però va bene. Non è extra, solo vergine. Solo vergine. Quando è quasi pronto viene data una bella. Ci si aggiunge il macinato, eccolo qui. Macinato di maiale e macinato di vacca. Verrà tutto rosolato fatto bene, verrà affogato con del vino rosso, fatto svaporare tutto e verrà aggiunto il pomodoro. E presso a poco lo stesso procedimento con lo spezzatino, non ci metteremo del vino ma faremo lo stesso procedimento con lo spezzatino. Come spezzatino abbiamo trovato, ho trovato dei bei pezzi di maiale molto saporiti, grassi, perché gli piace la cucina grassa. Poi abbiamo trovato delle belle, mira che belle costolette, queste gliele faccio al forno con le patate. Qui le patate sono davvero buonissime, belle costolette di porco, maiale. Tutto questo verrà fatto al forno con patate. Io ci ho messo insieme al ragù, ci ho messo due pezzettini di maiale con due pezzettini di mucca. Ora questo viene tutto fatto bene rosolato, viene tutto cotto benissimo. Quando è quasi pronto, una spruzzatina di vino rosso, perché con la carne c'è il vino rosso, fatto svaporare. Non c'ho la foglietta d'alloro, non c'ho, non, purtroppo non si trova, non l'ho trovata. Ci accontenteremo di questo. E questo è il ragù Questo è il ragù per la lasagna. Per la lasagna.